Monica, oggi vi farò i cestini con ripieno di ricotta e scorzetta di limone. Partiamo mettendo la farina. Monica is a professional pasta maker or sfoglina. Cestini are her invention. She uses one egg for every 100 grams of 00 flour. Come vedete, noi qui abbiamo le uova che hanno all'interno il rosso veramente colorato. Le galline che fanno le uova che noi prendiamo sono nutrite con molto mais, per cui questo è il colore che poi ne esce. She beats the eggs before drawing in the flour to make a paste. Then folds in the rest of the flour and kneads it for about 10 minutes. E poi coltarli. The dough should be silky and smooth. Ecco, la sfoglia, dopo che è stata impastata, deve riposare un attimo. Monica leaves it to rest for 30 minutes. Her ricotta is a special one made with cream. She adds grated parmigiano, salt and lemon zest and mixes everything together thoroughly. Allora, io di solito quando tiro la sfoglia parto con un mattarello un pochino più piccolo, perché così faccio pressione. Monica prefers to roll out a long oblong pasta sheet, not a round shape. This way she wastes less pasta when she cuts it into squares. Vedete, la sfoglia è molto elastica. Pasta cutter has wheels 7 centimeters apart. She adds 1 teaspoon of filling to each square. Io non ne metterei più di 8. Monica says to allow 8 cestini per serving. She brings the 4 corners together and squeezes the seams. L'importante è che si chiudano bene, perché sennò poi dopo, se si aprono durante la cottura, si perde prima di tutto . They are like tiny knotted handkerchiefs. Ecco qua. E all'interno poi il ripieno può anche variare. Eccoci. Questo è un bel piattino. Monica melts plenty of unsalted butter. She simmers the cestini for about 3 minutes. She dresses them with the butter and sprinkles ground cinnamon over them. Oops! Cestini are delicious. Questi sono i cestini, il lavoro che abbiamo fatto prima è questo. Ecco, sono pronti da mangiare. Buon appetito! Click on the subscribe button for regular helpings of Pasta Grannies.